E avere per la seconda volta qui ad Altomonte Borgo Divino è per noi un grandissimo onore, perché è una manifestazione di carattere nazionale, gira per tutta Italia, ogni regione ha una sua tappa e la tappa calabrese è questa qui di Altomonte. Serve per noi ad evidenziare ancora di più che l'entroterra calabrese e i borghi sono un motivo di attrazione fondamentale, fortissima, e che sono queste le iniziative che servono a spostare flussi sia nell'arco del tempo, destagionalizzando, che in luoghi diversi dal territorio che non siano soltanto i litorali. Questo tra l'altro ci permette anche di poter lavorare su quello che è uno dei marcatori identitari del nostro territorio, che è il vino. La prima notizia storica su Altomonte noi ce l'abbiamo grazie al vino, e Plinio il Vecchio, che nel primo secolo d.C. parla praticamente dei vini di Altomonte. E per quanto Altomonte abbia poco più di 4.200 abitanti, sono oggi ben 7 le cantine che lavorano ad Altomonte, producono, etichettano, hanno le vigne, con un trend che è andato in aumento costante negli ultimi 15 anni. D'altra parte, diciamo che storicamente negli ultimi 50 anni, quello che hanno lanciato Altomonte come meta turistica d'eccellenza nella nostra regione, nel meridione d'Italia, basa sostanzialmente su 3 elementi: i monumenti interamente restaurati e resi fruibili, le manifestazioni culturali come il festival e poi l'enogastronomia. Borgo Divino ha, come dire, il pregio di legare tutti insieme questi elementi e quindi rappresenta una leva straordinaria per affermare proprio lo sviluppo e il rilancio del territorio basato su questi elementi tradizionali. Non solo vino, ma ci sono anche per esempio delle visite guidate in programma, quindi un programma abbastanza ricco che si suddividerà in più giornate. Beh, diciamo che qui ringraziamo Valica, che è l'organizzatore di questa iniziativa e il quale ci ha permesso di poter integrare nostre iniziative con il loro format che solitamente portano in giro per l'Italia. Quindi ci sono una serie di cose molto interessanti. Ci saranno le visite guidate al centro storico, al museo civico con ingresso gratuito, ma sono previste anche altre iniziative che valorizzano i vini calabresi. Quindi tanti connubi, tante iniziative, musica, concerti, mostre, tante attrazioni perché chi possa venire ad Altomonte possa trovare tante cose. Oltre al vino, ricordiamo ben 40 stand con espositori che vengono da tutta la regione, c'è poi una proposta di street food molto interessante con prodotti tipici locali a chilometro zero ed il meglio della gastronomia calabrese.